e quindi possiamo indossare le cuffie e dare il benvenuto a Jay Jack su, bentornato anzi, su Atleta TV. Ci senti? Non ci sente. Jay Jack risolvi. Eccoci, noi ti sentiamo adesso. Noi lo sentiamo, secondo me ci sta sentendo un po' in ritardo direttamente dalla live. C'ho questa sensazione. Guarda, prova. Può essere. Sì. Io vi sento però dalla live, quindi... È chiaro. Il famoso intuito questo. Adesso risolviamo. E nel frattempo rischio poi... Tu hai detto bentornato. Tu hai detto bentornato. Ma lui... In realtà qui, su questi schermi, non c'è mai stato. No? No. Ah, scusate, ho fatto una... ho fatto una gaffa. Su questi schermi non c'è mai stato, fa il suo esordio sulle schermi di Atleta TV, nonostante sia stato anche un grande sostenitore di tutte le imprese di Atleta Esport durante il PG Nationals. Lo riconosciamo, lo ricordiamo che uno dei più grandi esperti di League of Legends, della scena italiana di League of Legends. Che bello che adesso mi sente in live, io vedrò la sua risata tra poco. Non è un esperto di League of Legends, stiamo scherzando. È però sicuramente un esperto di Valorant, quindi gli facciamo finalmente il benvenuto. È un onore vederlo finalmente qui su questi schermi. Quindi benvenuto. Lo dico in ritardo perché magari lo senti in ritardo. No, l'hai spento il microfono. Così è spento, così è acceso. Ok, ho usato il buon vecchio metodo uscire per rientrare e funziona. Che comunque... Che comunque è sempre la cosa migliore. Spengi, sì. Riaccendi l'80% delle volte. Io ce l'ho solo meglio. È sufficiente. E infatti Nicolò ce l'ha stampato su una maglietta direttamente, così almeno non... Perfetto. Non devi dirlo. Ricominciamo quindi a questo punto con tutte le presentazioni consuete. Benvenuto Jay Jack, ben arrivato su Atleta TV, mi correggo, quindi non bentornato, ma perché io mi ricordo distintamente Jay Jack schermi della TV? No, perché lo vedevamo... Ah, ecco, sai perché? Perché lo vedevamo in chat durante il co-streaming, quindi la mia mente ha mergiato le due cose. Ha fatto un po' di casino. Indubbiamente. Allora, con te volevamo parlare in particolare di Napoli, dell'esperienza del Comic-Con, dell'esperienza in LAN, non la tua prima, ma probabilmente è stata la prima per tanti che erano lì, e quindi sarà importante, insomma, curioso vedere i vari punti di vista. Però con Andrea, prima del tuo collegamento, parlavamo degli G2, della rappresentanza dei G2 all'MSI e di cosa può rappresentare per un team un raggiungimento di un obiettivo simile, insomma, ovviamente... stiamo parlando di League of Legends in questo caso, ma credo, correggimi tu se sbaglio, il discorso può valere un po' per anche altri titoli, no? Raggiungere quello step, quella visibilità, anche, come diceva Vischio, con un roster a cui non gli si dava tutto questo credito, soprattutto all'inizio dello split. Cosa vuol dire per un team del genere arrivare sulla vetta d'Europa, per usare una frase fatta? Guarda, ti direi che secondo me fa proprio da spartiacque, c'è un cambiamento netto anche per il modo in cui dei giocatori devono poi approcciarsi al futuro, perché faccio un controesempio che riguarda il mio campo di competenza, ossia Valorant. Durante il terzo Master del 2021, il Master di Berlino, hanno vinto i Gambit, ora diciamo ribrandizzati in M3C, perché per la situazione in Ucraina,
E per quanto riguarda questi giocatori, erano tutti, diciamo, nati un po' dal nulla. Infatti, tant'è che molti non avevano neanche dei canali social, eppure sono riusciti ad arrivare non solo in vetta d'Europa, ma in vetta del mondo con un dominio netto. E credo dunque che arrivare a una posizione di successo quando sei un po' l'underdog, ma neanche, non sei neanche quasi considerato come un papabile contendente al primo posto, inizia a trasportarti in una realtà diversa dell'esport, una realtà in cui non sei più solamente un giocatore, inizi a essere un personaggio pubblico sotto i riflettori importanti. Quindi secondo me è un cambiamento che può far molto bene, perché ti sprona a migliorare, inizia a entrare un circolo virtuoso nell'esport, la vittoria di un international, qualsiasi esso sia, ma fa anche un pochettino riflettere, secondo me, il fatto che non sei più ormai un player sconosciuto, hai anche tutte le regole e tutti i limiti di una figura pubblica che devi rispettare, tant'è che ci sono stati anche in diversi casi, ora per fortuna non quella degli M3, ma player che magari erano noti forse per la loro abilità tanto quanto per la loro tossicità, e una volta che sei nell'underground puoi permetterti certe cose, quando sei un po' alla vetta dell'Europa o del mondo nessuno te le perdona, anzi devi star buono. Devi star buono, sì. E poi sarebbe curioso anche capire perché stare buono, no? Allora, perde più di visibilità un player verso la community quando è tossico, tossico declinato in varie modi e maniere. Nel senso che gioca ai videogiochi, quindi è tossico. Ah, ok, ok, player H tossicità. Sì, sì, sì. No, ovviamente non è così. Però ne perde più il player, secondo te, o l'organizzazione magari a cui è legato, se non addirittura il continente, tra virgolette, l'area da cui proviene? Credo molto più il player, perché le organizzazioni con, penso praticamente soltanto un comunicato ufficiale, possono scaricare la responsabilità che le opinioni affermate di un giocatore sono soltanto le proprie, non rappresentano l'organizzazione e anzi si estranea completamente alle dichiarazioni fatte, ne guadagna solo d'immagine, perché velocemente risponde a un problema che di fatto è un po' inutile fino a se stesso, perché la tossicità nei videogiochi, una volta che sei un giocatore professionista, non la vedo neanche utile, perché va bene finché sei un amatore che hai un altro lavoro, quindi magari arrivi a casa, sei stanco per mille motivi, vuoi dedicare le tue ore al gioco, che è un gioco, non è il tuo lavoro, la carica emotiva ci può stare, ma nel momento in cui sei un professionista, nel momento in cui non stai allenandoti ma vuoi per mille motivi giocare al tuo titolo per migliorare te stesso, per lavorare su certi punti o semplicemente anche per svago, stai lavorando su tutto ciò che non è diciamo adatto alla tossicità, perché se stai giocando per svago cosa ti serve venire questa carica di bile? Se stai giocando al fine di migliorare le tue skill meccaniche, insomma skill individuali, è controproducente, non dovrebbe quasi importarti il risultato della partita, quindi trovo che sia estremamente danneggiante per il giocatore e le organizzazioni, a meno che non si tratti di dichiarazioni veramente pesanti da parte di un membro storico bandiera, per dirne una, un faker del T1, che ormai penso siano in simbiosi, non vedo motivo per cui la org dovrebbe sentirsi attaccata. Ecco, discorso forse differente se fosse membro di uno staff interno, ecco, alla squadra, quindi non parlo né di coach né di player, ma magari di manager o comunque staff del team. Della organizzazione, in sé per sé, certo, indubbiamente ha un peso ben diverso. E niente, no, stavo leggendo che ti saluta Diego Siforemme, non so se hai letto, è il capo ultras del team Corea in Italia, dice che tu sei il capo ultras del team Corea in Italia. Sì, sono il capo, in realtà è stato molto bello quest'ultimo master, perché mi hanno concesso un soprannome che io in maniera molto avvoltoia l'ho preso, l'ambasciatore del Valorant asiatico in Italia, mi piace molto. Ti credo che ti piace, insomma. Sì, mi è piaciuto molto come titolo, infatti l'ho detto,
Ah, che bello, è un risultato, è un risultato. Poi vabbè, ho banchettato sulle lacrime dei fan e dei Fnatic per la loro performance. Sono stato abbastanza velenoso nei suoi confronti, anche se forse qui dovrei spezzare una lancia nei confronti del team arancione. Poverini loro. Perché nessuno si aspettava quella mina vagante del team giapponese. All'inizio li si dava quasi per carne da macello, quando in realtà hanno ottenuto un ottimo terzo posto. Quindi effettivamente devo un po' chiedere scusa ai Fnatic. Va bene, ti sei salvato in calcio d'angolo, diciamo. L'hai fatto più per Vischio che sì, per sì, anche altro. Perché tocchi proprio un... sappiamo, Attento a parlare male dei Fnatic. Senti, ma invece indirizzandoci verso la LAN di Napoli, che come dicevamo prima non è stata la tua prima, nella speranza che non sia neanche la tua ultima, quali sono le... no, lo speriamo, ce le auguriamo, anche perché comunque sono esperienze che ci arricchiscono anche a noi spettatori, non solo a voi, almeno non credo solo a voi. Quali sono state secondo te i punti cardine di questa esperienza, le cose che ti hanno lasciato più bella impressione, le cose che vorresti ritrovare in una futura LAN, in un'altra organizzazione? Allora, sicuramente il calore del pubblico è stato molto sentito. Purtroppo per fasce orarie eravamo all'inizio della giornata, quindi ci sta che quando è iniziata la manifestazione non fosse ghermito l'arena, il padiglione 6, però poi ho visto un crescendo esponenziale da parte del pubblico dal vivo e sarò forse un po' romantico e sentimentale, il fatto di vedere tanti volti che ho visto solo davanti a uno schermo o semplicemente dei nomi che ho visto davanti allo schermo mi ha scaldato proprio, perché comunque di fatto, per come è a livello l'Italia, l'eSport, siamo un po' un grande paesone. Cioè alla fine io conosco i commentatori di League of Legends, loro conoscono me, io conosco i giocatori di League of Legends per vie traverse e idem contrario, quindi ci conosciamo un po' tutti, o comunque tutti hanno sentito vagamente parlare l'uno dell'altro, e dunque gli eventi dal vivo sono quelle manifestazioni che ti permettono un po' di vedere una persona al di là del nome, di essere finalmente anche in un luogo di svago, un po' lasciando stare tutte le problematiche, tutti i pensieri che normalmente uno ha nella vita quotidiana. Soprattutto quando questi poi sono legati a un ambito professionale e lavorativo, perché comunque non dimentichiamo mai che si sta parlando J-Jack, ma anche gli altri caster, i player, di professionisti, persone che hanno deciso di dedicare la propria attività professionale, ergo l'attività quotidiana, a questo ambiente. Quindi in realtà, come succede in qualsiasi ambito lavorativo, no? Ci sono le fiere, ci sono momenti in cui ci si ritrova, ci si confronta sulle esperienze, sulle idee, sulle cose, e soprattutto ci si conosce a volte per la prima volta. E stavamo considerando proprio questo anche con Andrea, visto la situazione, gli anni di pandemia da cui con difficoltà usciamo, e gli eventi che riniziano a stento adesso, per te non è stata la prima esperienza, perché eri presente anche a Lucca, per esempio, però sì. Per tanti di quelli che erano lì come spettatori, ma anche come player, era la prima esperienza in LAN. Quindi volevo sapere da te com'era stata la tua prima esperienza, e quindi come ti sei visto adesso, e se hai percepito questa prima volta in qualcuno che era lì nel pubblico e che hai conosciuto lì sul posto. Beh, la mia prima volta in LAN è stata nel 2018, addirittura per un evento organizzato al padiglione dell'eSport Palace dei Samsung Morningstar su Overwatch, questa volta non su Valorant, ed ero veramente un fascio di nervi. Praticamente camminavo dietro il backstage, avanti e indietro, avevo un po' di anni in meno di adesso, non che
ne avevo 19, era la mia prima volta che commentavo su un palcoscenico, su dunque con un pubblico dal vivo. Prima era semplicemente io davanti a uno schermo e una telecamera, quindi la tensione induce a, dunque, anche quel meccanismo di sai, tensione, di ansia, però quell'ansia che ti spinge a voler far bene. E può essere un po' controproducente perché sei talmente su di giri che poi alla fine esplodi come tutti gli umani. Quindi ho visto anche dei giocatori che all'apparenza, sai, come spiace spesso fare giocatori di Valorant, facendo un po' i grossi, ecco, un po' gli smargiassi, mettiamola un po' così, però dalle giocate si vedeva che si respirava un'aria tesa a Napoli sul palco, anche parlando con i player prima della manifestazione. Dunque li ho rivisti praticamente come uno specchio, perché effettivamente anch'io ero molto teso guardando il pubblico, abbassavo praticamente gli occhi la mia prima volta sul schermo guardando poco e niente il pubblico. Poi ho, tra virgolette, rivissuto questa esperienza a Lucca, considerando il largo stop che ho avuto per gli eventi dal vivo dal 2020, e devo dire che dal Comic Con invece mi sono trovato subito a mio agio con tutto il personale dietro nel backstage, con il pubblico poi davanti, parlando anche nel pre-show. Quindi devo dire che l'esperienza è un insegnante perfetto, e la prima volta per tutti, giocatori ma anche spettatori, che sebbene non vivano questa ansia in prima persona la possono respirare, la possono percepire. Si può fare altro che augurarli di ripetere questa esperienza, poi alla fine diventa, non dico naturale, ma sei molto più a tuo agio, anche perché comunque a livello di commentatori, anche se non sei sempre a un evento dal vivo, sei comunque in un commento dal vivo, quindi ti guardano anche in maniera virtuale, però centinaia se non migliaia di spettatori, quindi ci fai un po' il callo, ecco. Anche se stavi in un cunicolo, cioè stavolta c'è da dire. Sì, stavi in un cunicolo. Sarebbe ancora meglio, pensa un po', se facessero come fanno in LEC con il caster desk laterale alle tribune. Quello sarebbe ancora più interessante. Lucca avevamo sempre un cunicolo, perché comunque le strutture in Italia sono, credo, abbastanza tutte fatte in questa maniera, in cui c'è il caster desk separato dall'arena, dal player, proprio per avere gli spazi appositi. Però il fatto è che non eravamo chiusi, quindi sentivamo il pubblico in una maniera esagerata. Alle volte io addirittura non avessi avuto le cuffie, non avrei sentito il mio compagno di commento, che era 5 centimetri da me. Quindi anche se non li abbiamo visti forse direttamente, il boato del pubblico si fa sempre sentire, e questo influenza anche molto i giocatori, ecco. Al di là della propria ansia personale, sentire l'urlo del pubblico da parte di ogni player influenza moltissimo. Bisogna anche saper giocare in LAN, perché se l'inquadratura ad esempio mostra un player nascosto, accovacciato, e qualcuno si sta avvicinando, poi dalla reazione del pubblico potrebbe anche capire che c'è qualcosa che non va e deve stare un po' attento. Quindi anche questi piccoli tips and tricks vanno assolutamente imparati, perché le comunicazioni in LAN sono inevitabilmente di qualità inferiore, ecco, rispetto al silenzio della propria casa e della propria dimora. Beh, questo penso che sia proprio di qualsiasi evento dal vivo, no? Evento sportivo dal vivo. Basta pensare a quello che può succedere all'interno di uno stadio di calcio, ma di un palazzetto, di una partita di pallavolo o di futsal. Abbiamo assistito in prima persona, c'è un clima che effettivamente può spostare anche la prestazione. Però in ambito e-sport ovviamente questo emerge molto più che in altri contesti, proprio perché c'è la netta distinzione agli stessi livelli, poi, no? Perché nel calcio un giocatore di Serie A più o meno è abituato a giocare in qualsiasi partita con del pubblico, mentre nell'e-sport anche un giocatore non di Serie A ma proprio anche di livelli superiori
deve fare i conti con questo, no? Con giocare dalla propria cameretta o nella propria gaming room o quello che è. Comfort zone comunque. Comunque sì, in una zona che è fatta e costruita per metterlo in una situazione di comfort, e poi invece in un evento che di comfort ne ha ben pochi, insomma, proprio perché c'è anche il pubblico. Secondo te, quindi, hai detto che ci devono essere i giocatori, devono essere in grado di giocare in LAN, ma in una valutazione, diciamo, dovessi valutare dei giocatori, è un elemento che tieni in considerazione per dire che quello è un giocatore più forte, quello che riesce a giocare in LAN è più forte del player che gioca da casa sua? Se dovessi essere onestissimo, credo che la risposta più corretta sia un dipende, perché dipende anche l'organizzazione su cosa vuole puntare. Vuole puntare su una squadra di giocatori esperti, quindi in genere con qualche anno in più, che ha già delle garanzie, ha già delle LAN alle spalle perché anagraficamente è più avanti rispetto a dei giovani talenti, oppure vuole fare un cammino continuo, magari lento, sapendo che posso andare bene negli eventi online e dal vivo fare un po' peggio al di sotto delle aspettative. Questo secondo me è il punto interrogativo. Ad esempio, per citare un'altra organizzazione, i Vegard hanno dominato la fase online del Challengers, quindi il massimo torneo americano, Challengers nordamericano, e al Master di Reykjavik hanno giocato in maniera veramente al di sotto delle loro aspettative, poiché è un evento dal vivo. Quindi il cammino che ha fatto questa organizzazione è stato quella di prendere giovani talenti, metterli in una situazione di comfort e rimanere in un bootcamp, quindi anche fare team bonding, essere affiatati banalmente per 4 mesi tutti insieme, e ha ottenuto un risultato grandissimo a livello locale, vincendo la loro competizione, per poi fare una performance molto al di sotto delle aspettative dal vivo. Ma questo perché, e penso che l'organizzazione stia facendo un ottimo lavoro, anzi difendendo i propri giocatori, la loro politica è stata quella di prendere un team giovane con persone che non avevano alcuna esperienza in LAN, e per poi guidarli verso i massimi palcoscenici, sapendo anche che potessero fidelizzare il pubblico. Scelta inversa l'hanno fatta ad esempio gli Optic, prendendo un roster con 5 anni di più a livello anagrafico. I Guard sembra che siano i team più giovani, intorno ai 19 anni età media, i Guard addirittura più di 24, quasi 25. Ovviamente hanno vinto, ma perché all'interno della loro formazione erano presenti dei mostri sacri che nella loro storia competitiva hanno giocato a diverse competizioni dal vivo, avendo anche questi vantaggi. Quindi se dovessi scegliere io, francamente dipende un pochettino dagli obiettivi dell'organizzazione e cosa vuole fare. Vuole vincere tutto e subito? Allora vado sì su un giocatore che ha LAN experience per forza di cose. Se preferisce magari un cammino dal basso, cercando dei giovani talenti che possono forse durare più nel tempo per motivi semplicemente anagrafici, anche a livello di fame di vittorie, un giovane talento che ha fame di vittorie è sicuramente diverso da un player che magari ha già vinto tutto nella sua carriera e sì, gioca ancora, ma non ha quella stessa spinta di cattiveria agonistica. Quindi secondo me dipende molto dagli obiettivi che si pone un'organizzazione. Beh, mi sembra un'analisi un'analisi ben netta. E ce n'ho un'altra prima di ripassarti, Andre. Ma a questo punto, secondo te, questi 2 anni di assenza, di stop, di eventi dal vivo e di LAN, come dire, hanno penalizzato un po' proprio i giovani player, giovani prospetti che non hanno avuto ancora la possibilità di giocare LAN? Sì, decisamente sì. L'emergenza sanitaria credo che sia stato un grande stop, non solo a livello economico, che quelli sono purtroppo dei risultati evidenti all'occhio di tutti, ma anche al lato umano.
tanti giocatori non hanno mai avuto la possibilità di scontrarsi dal vivo su ciò che penso sia alla fine il simbolo dell'eSport, l'arena gremita di gente con il pubblico che grida dai suoi spalti col tutto esaurito e lo spettacolo lanciato proprio dentro questi stadi. L'assenza di questi eventi penso proprio abbia penalizzato i player più giovani, perché una volta esaurita, si spera, questa emergenza sanitaria, chi avrà già un po' di esperienza da eventi dal vivo saprà gestire meglio l'ansia e meglio anche la paura di eventualmente deludere il proprio pubblico, perché sì, è bello avere centinaia, migliaia, decine di migliaia di spettatori che urlano il tuo nome o la tua squadra, e poi come ti rivolgi a loro se non performi come dovresti? Vabbè, questa è croce e delizia di qualsiasi atleta, sì. Insomma, di alti livelli soprattutto. Però quindi, correggimi se sbaglio, perché in periodo di lockdown o subito dopo si parlava di una specie di golden age per l'eSport, che appunto complice il fatto che la gente se ne doveva stare a casa aveva visto aumentare i propri numeri. Però d'altra parte, quindi, stiamo dicendo che l'emergenza sanitaria ha segnato anche uno stop proprio nell'ambito competitivo, no? Proprio quello che dovrebbe essere poi il core di tutto l'ambiente, di tutto il movimento. E quindi, secondo te, qui dove è la verità, tra virgolette, ovviamente, se una e una sola verità può esserci? Non credo di avere la verità assoluta in tasca. Un mio personale pensiero è quello che i numeri ovviamente aumentati dei spettatori sia dovuto per un aumento generale dell'intrattenimento virtuale con il media, appunto, del computer, dell'internet in generale. Quindi, per forza di cose, anche l'eSport, essendo intrattenimento virtuale esso stesso, oltre che competitivo, ha avuto un incremento di spettatori, da semplici curiosi ad appassionati che prima non avevano modo e maniera di seguire per un determinato periodo di tempo. Quindi, secondo me, ha avuto un guadagno da parte dell'interesse, nella misura in cui tanti altri streamer, tanti altri diciamo piattaforme media virtuali hanno avuto un incremento, non tanto forse perché era eSport in sé, quanto proprio perché il bacino di utenza si era allargato. Ok, quindi dici ne ha guadagnato forse più l'intrattenimento e lo spettacolo, sì, di quanto possa averne fatto il lato, sì, competitivo. Chiaro, chiaro. Sicuramente ci saranno state più persone che sono venute a conoscenza, comunque si sono informate, come dicevi tu, sono passati da curiosi ad appassionati a sostenitori. E in questa riflessione mi è capitata di farla anche in occasione del PG di League of Legends. Si dice spesso, o comunque ci sono molte persone che seguono LEC, banalmente il maggior campionato di LoL, seguono LEC, ma non sono neanche a conoscenza del fatto che esiste un campionato competitivo a livello italiano. Ora, mi hai un po' accennato la cosa a Napoli e te la riporto qua. Cosa pensi che debba fare in questo momento l'Italia per far conoscere, non solo per far interessare più gente possibile, ma quanto più che altro per far conoscere, per far sapere che esiste, perché per far sapere che c'è e sta avendo la sua voce all'interno di un programma competitivo? È una bella domanda, una bellissima domanda che mi aveva anche proposto Deugemo in un'altra occasione, chiedendomi appunto com'è possibile che alcuni nostri appassionati conoscono l'esistenza di una Lega francese e non del PG Nationals. Fondamentalmente credo che debba esistere la figura di o content creator o comunque di informatori, divulgatori videoludici che possano dunque istruire al competitivo, ma non basta soltanto quello, serve forse anche un incentivo, un patrocinio forse anche a livello statale per far sì che arrivi questo messaggio, arrivi che
c'è un'esistenza, ecco, c'è un nucleo più o meno fermato a differenza a seconda dei titoli, di appassionati di eSport, di professionisti dell'eSport, di gente che comunque ci lavora e ci campa appunto per essere papale papale, e dunque è giusto che per chi ha veramente interesse a seguirlo possa farlo senza alcun problema. Banalmente, come hai detto tu, molti strizzano l'occhio agli eventi internazionali, vuoi perché hanno un maggiore posizione mediatica, vuoi perché c'è il team del cuore o comunque i giocatori che segui a livello di streamer, tutto, però si ritorna sempre diciamo sul solito cantuccio, ossia quello dell'informazione. Ritengo che ci sia una scarsa informazione da parte di la maggior parte, se non la totalità, dei tournament organizer in Italia, ma non tanto per colpa loro, oserei dire, quanto più perché ci si aspetta quasi, si dia per scontato che se uno giochi a League of Legends, giochi a Valorant e si informi sul lato competitivo, automaticamente sa che esiste una lega italiana e lo dia quasi per scontato, quando in realtà forse non è propriamente così, anzi molti sono dubbiosi, sono scettici sull'esistenza in Italia, invidiando sempre a se ci solo ci fosse. E secondo me anche gli eventi dal vivo possono essere quella spinta ulteriore, perché appunto sia su LoL sia su Valorant uno potrebbe anche dire: ma cosa diamine è il circuito Tormenta? Sente, noi l'abbiamo spiegato anche dal vivo, capisce che c'è una struttura dietro, che non è semplicemente un'iniziativa organizzata per il Comic-Con, ma tutta una storia dietro. Quindi secondo me lentamente ci possiamo arrivare, ma se dovessi proprio puntare il dito sulla causa principale, penso un disinteresse da parte dello Stato. Forse lo facevo con te l'esempio che nella campagna elettorale francese un grande punto di forza del candidato vincente Macron è stata quella di dire: voglio rendere la Francia un hub videoludico importante in Europa e il centro europeo dell'eSport. Credo che abbiamo mai visto nessuno parlare né in campagna elettorale né in politica in maniera così altisonante, ma anche così efficace. Se ci pensi, Macron in realtà non è che l'ha tirata fuori adesso dal cilindro come idea elettorale per racimolare un po' di voti di giovani che magari nei sondaggi gli sfuggivano. Macron, quando l'anno scorso i Garmin Corp hanno fatto back to back dell'European Masters, ha detto: cavolo, ma c'è un team francese che mi vince in Europa tutto l'anno? Sai che c'è? Non vinciamo un cazzo. Nel senso che è un contesto in cui possiamo avere successo. No, ha fatto una chiamatina. Ha fatto una chiamata e ha incontrato i giocatori. Tu te le immagini? Giusto. Tu te le immagini davanti, Gabbo davanti a Mattarella? Io sì. È Mattarella che non se lo immagina. Già. Ma perché non lo sa? Non perché non lo fa. Banalmente la Francia, anche su altri titoli, come ad esempio Overwatch nel 2018, ha ospitato la tappa europea del mondiale, quella fase, diciamo, eliminatorie, che poi è passata alla fase finale. Sono arrivate per la Francia, ha un team nell'Overwatch League, la Francia, per dire. Quindi anche su titoli, per così dire, non sicuramente mainstream, sì, per mille discorsi che sono veramente tanto lunghi, li ho fatti tante tante volte, la Francia, non dico che ci provi, ma è sempre presente, vuole sempre esistere, soprattutto una cosa che sa far molto bene l'organizzazione francese è dare quel senso di comunità. Credo che i Vitality praticamente siano la Francia su tutti i suoi titoli. Siano il team francese forse per eccellenza. Se qualcuno vedo Andrea un pochettino più o meno sì, dai, no, più o meno sì. Sono ovunque e banalmente cercano di spingere sempre sulla propria identità. Un'altra, per esempio, sempre per citare Valorant, nonostante non partecipassero alle competizioni più altisonanti, il fatto di avere un team composto da nessun francese, non c'era un player francese, però messi tutti a fare foto professionali davanti alla Torre Eiffel, davanti a tutti i monumenti di Parigi, e al fan amatore casual non viene neanche in mente magari che non sono giocatori francesi. Eh già, è un'associazione di idee molto, molto semplice, molto semplice. E a questo proposito, a questo punto,
volevo buttarmi un attimo su un argomento che forse solo apparentemente può entrare poco con il nostro discorso. Perché prendendo spunto sempre da un articolo di Martina, oggi assente, J-Jack, mi dispiace che ti sono toccati questi due, si parlava del una delle notizie della settimana, lato sportivo calcistico, del riconoscimento ufficiale del professionismo nel calcio femminile. Norma che sarà applicata definitivamente dal 1 luglio del 2022, quindi sarà attiva sostanzialmente credo già dalla prossima stagione. E grande successo in particolare di Katia Serra, che ha sempre, da sempre, spinto molto in questo ambito, ma grande successo anche e soprattutto di un po' tutto il mondo del calcio femminile italiano, che ormai da sicuramente dal 2019 con i mondiali, ma anche prima, ha battuto costantemente il tamburo e ha battuto costantemente su questo argomento. Non voglio fare troppi voli pindarici e salti pindarici, però forse questo è anche uno degli aspetti che riguardano più da vicino l'e-sport italiano, ovvero tu parlavi di un riconoscimento da parte dello Stato, però c'è un ente in mezzo che è il CONI, che è l'ente che in Italia sostanzialmente gestisce tutto quello che è l'ambito sportivo, ed immagino che è quell'ambito a cui l'e-sport fa più riferimento. E sappiamo tutti più o meno bene la situazione: in Italia non esiste una federazione riconosciuta dal CONI che riconosca direttamente l'e-sport come attività sportiva, una normativa che cambierà, ci si sta lavorando, eccetera eccetera, ma probabilmente il professionismo nell'e-sport italiano è qualcosa che, se vedremo tra veramente parecchi anni. Secondo te quanto sarebbe importante che l'e-sport fosse riconosciuto come sport professionistico, e se la vedi una cosa realizzabile, insomma, in Italia? Allora, sicuramente sarebbe importantissimo, realizzabile, al momento un'utopia, perché fondamentalmente anche a livello normativo in Italia abbiamo delle grandissime, se non estreme, lacune sull'e-sport a 360 gradi, dalle figure professionali, quindi semplici contratti di lavoro, a anche la struttura torneistica deve affidarsi a della normativa non adatta, ossia quella del concorso a premi. Questo è un argomento molto caro, siccome sono un laureando anche di giurisprudenza, vedere le disposizioni adattate da parte del nostro Stato per qualcosa che fondamentalmente è largamente incompatibile. Adesso, facendo un esempio molto, molto semplice, io, essendo un commentatore, sono in teoria una figura freelancer, va bene, legata però in questo momento a Agents Range. In quanto non esiste la figura del caster, la figura del commentatore, dovrei poi, quando avrò anche determinati guadagni, aprirmi una partita IVA e lavorare come semplice freelancer che offre servizi. Questo è, secondo me, un grande autogol, anche perché in Italia, comunque, a livello di tassazione, a livello anche di gestione delle figure professionistiche, siamo tanto paragonarci alle figure che esistono nell'e-sport, perché è ancora un settore in crescita sicuramente, ma che molto probabilmente, se andiamo a fare un istantaneo, una polaroid di quella che è il 2022,
non offre una grande stabilità a livello economico a tutta la scena. Quindi secondo me, per rispondere infine alla tua domanda, il riconoscimento professionistico sarebbe un grande incentivo, ma bisognerebbe lavorare su tutto ciò che è dietro, offrire anche delle forme di semplificazione per l'organizzazione di tornei, banalmente la creazione, quindi messa in regola anche di determinate figure, riconoscere chi fa cosa, anzi, perché purtroppo si tratta forse l'esport quasi in maniera metafisica, cercando dei guru, cercando chi ha la bacchetta magica e sa dunque tutto di tutti, quando in realtà, lo dico chiaro e tondo, se mi facessero delle domande su come gestire un team in maniera dettagliata, quindi se fossi banalmente, come se fossi banalmente un team manager, non saprei cosa rispondere, nonostante comunque io sia partecipe di questo mondo da 5 anni, quindi da un lustro e passa. Ma come probabilmente un Caressa non saprebbe dirti come opera un direttore sportivo di una, sì, di una società di calcio, insomma, ognuno ha ognuno il suo secondo le proprie competenze. Però ecco, rimanendo sulla metafora, il ruolo del caster è sicuramente più avvicinabile a quello di un commentatore sportivo, sì, che di norma solitamente è un giornalista o comunque lavora nell'ambito più dell'informazione forse che non dell'intrattenimento, e sicuramente non in un ambito sportivo, voglio dire. Fatto l'esempio di Caressa, ma ce ne sono mille di commentatori sportivi che non sono e non sono mai neanche stati degli atleti o degli sportivi. Quindi perché secondo te c'è invece questo gap rispetto alle figure professionali nell'esport, che pur svolgono sostanzialmente un lavoro che è assimilabile? Perché immagino che tu ti informi costantemente sulle notizie, sui giocatori, prima di un game, di una partita, ti informi adeguatamente per poterla commentare, in buona parte rispondi già a quelle che sono, no, delle regole del giornalismo anche, quindi verificare ciò che si dice, approfondire, eccetera eccetera. Tu personalmente, per esempio, la tua professionalità a cosa la accosteresti? La accosteresti più a un ambito giornalistico? Non lo so, vorresti che fosse riconosciuta come tale? Sì, credo che lato caster in teoria dovrebbe essere la cosa, non dico più semplice, ma riconoscerli esattamente come dei commentatori sportivi, che di fatto siamo. Sarò forse qualunquista nel dirlo, ma il fatto che io dica sono un commentatore di videogiochi ha aperto proprio gli sguardi di sorpresa alle volte, sia di amici sia di famiglia. Esatto, mi immagino le cene di Natale a spiegare, sì, 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 cosa, che lavoro fai. All'inizio una parte di famiglia quasi mi prendeva, non dico amorevolmente, in giro per questa mia passione, quasi dovessi inseguire come un Don Chisciotte i mulini a vento. Poi quando ho iniziato a portare, non dico dei soldini a casa, perché comunque non è che abbia dei guadagni mostruosi, lo dico, ma comunque già solo il fatto di avere un viaggio spesato a Napoli, di essere pagato per ciò che avrei fatto, di avere dei rimborsi spese sui bisogni primari, alloggio, vitto pagato, non capivano proprio, non riuscivano a capacitarsi come mai io dovessi essere pagato con spese rimborsate e tutto per fare qualcosa lato videoludico. Avrebbero capito forse più dei giocatori, me l'hanno proprio detto, ho detto ma ok, capisco, ci sono magari dei professionisti, come noi guardiamo il calcio, ci sono il giocatore forte della situazione e allora va bene, ma perché il commentatore, mi dicono. Io banalmente gli ho proprio detto perché, scusami, non esistono commentatori di sport, non li stai a sentire? E lì piano piano sì, è scattato qualcosa, è scattata una miccia. Ma d'impatto purtroppo non riescono forse, e parlo nella mia esperienza personale per carità, però
diciamo che è stato un indizio ripetuto, una prova ormai quasi certa, non si riesce quasi a percepire che possa esistere un mondo al di là del gioco, quindi che ci esistano anche allenatori, che esistono anche persone che gestiscono la squadra, banalmente anche tutto ciò che c'è dietro un team e poi anche dietro un torneo, quindi anche admin, anche degli arbitri, così dire, e dei commentatori. Si fa fatica a riconoscerlo, si punta forse più al lato spettacolo che altro. Credo che il problema in Italia sia ancora il confondere l'eSport con un intrattenimento da uno streamer qualsiasi. Capisco vedere un giocatore bravissimo che mi fa morire dalle risate, ma perché vedere un match raccontato da una persona che, magari, come sono io, lo ammetto e faccio un mea culpa, non è un grande utilizzatore di social o quant'altro, che ti racconta una partita? Si fa proprio fatica a entrare nel meccanismo. Poi in realtà devo dire che una volta messi le dovute preoccupazioni e facendo i dovuti paragoni, è abbastanza facile spiegarlo. Io lo dico sempre, sono come un Caressa, sono come un Bergomi, ovviamente non con la loro abilità, però il lavoro è quello. Mi informo, parlo del gioco, lo commento, cerco di rendere divertente, informare, quindi vorrei che la figura del caster fosse assimilata a quella appunto di un commentatore, giornalista sportivo, anche perché di fatto nel nostro piccolo comunque chi più chi meno fa questo lavoro, si informa con i giocatori, intrattiene delle relazioni con i team per capire anche quello che succede, cerca delle storie e vuole appunto far rimanere incollato lo schermo lo spettatore, che è lo scopo credo di ogni commentatore sportivo. Sì, anche perché basti pensare a guardarsi una partita di calcio, anche di un mondiale, quindi di altissimo livello, senza un commento sportivo. Sono 90 minuti di rotture di palle, sostanzialmente. Pensa quando l'hanno fatto, c'era l'opzione durante il mondiale in Sudafrica, che tu potevi togliere l'audio dei commentatori e sentire solo le vuvuzela. E solo le vuvuzela. Mamma mia, io non ricordo quelle lingue. Poi magari, capito, per vedersi una partita che poteva essere... Canada, Nigeria, non lo so, non so se è mai stata giocata una partita del genere, però immagino non fosse divertentissima dal punto di vista calcistico. E no, io stavo leggendo C4M che parlava del riconoscimento per quanto riguarda gli sport in Italia. Il riconoscimento c'è se vuoi giocare in canoa con il simulatore. Ah, sì. C'è sì. Anche, esatto, perché c'è anche poi per c'è questo, eh? C'è anche per le regate di vela, c'è virtual via, regatta, perché, esatto. Perché bagnarsi quando puoi urlare ad ogni vogata in casa tua? Io questa è stata una meravigliosa. Ti puoi mettere una voga! Ma che stai facendo? Voga! No, perché la salsedine mi no, che poi sono capelli. Che poi sono, perché Vischio gioca, ovviamente prende in giro perché è al caldo della sua sedia, e... però sono e-sport, o meglio sport virtuali, sono sport virtuali, di tutto rispetto, sono simulatori, e... però ecco, questo è un altro gap che, correggetemi entrambi se sbaglio, sembra piuttosto italiano. Per citare un poeta troppo italiano, e, ovvero questa distinzione tra l'e-sport che si capisce e non si capisce, il simulatore sportivo, per cui alle Olimpiadi virtuali partecipano gli sì. sport virtuali. L'e-sport invece, che sport che non deriva da uno sport vero, si fa ancora più fatica. È come se avessero utilizzato sì. Dello zucchero nella pillola del tieni, questi sono gli e-sport, a una generazione che non vuole accettare o non vuole guardare qualcosa che non può capire, perché non è derivato da uno sport che conosce o che esiste da chissà quanto tempo in memoria. Esatto. Credo che proprio sia il problema in Italia, almeno a livello di etimologia. E-sport, tutti si aspettano sport,
Quindi molte volte io mi faccio questo esempio sempre con i vari parenti, dalle cene di Natale che abbiamo già citato e ricitato. Non pensiamoli come degli sport tradizionali, pensiamoli come degli scacchi. Gli scacchi cosa sono? Sono un gioco. Un gioco che comunque non ha loro autorità. Diavolo, vai tu a dire a Karparov che non è una persona garistica, che non ha la sua storia competitiva, eccetera, eccetera, eccetera. Eppure è un gioco. Cioè, perché un gioco come gli scacchi sì e un gioco al computer no? Il regolamento del calcio si chiama regolamento del gioco del gioco. Calcio. Tutto. E però lì già mi fanno l'obiezione, ma ti muovi, corri, sudi, e dico va bene, ok, prendiamo per buono ciò che tu mi dici. Quindi lo diamo per assodato. Freccette. Gli scacchi. Esatto. Biliardo. Esatto. Tiro con l'arco. Ci sono un sacco, tiro con l'arco. Sono un sacco di giochi effettivamente che poi si evolvono a discipline sportive, ma che di base non sono propriamente quegli sport da bodybuilder che esci veramente palestrato. Quindi facendo l'esempio degli scacchi, forse in Italia si potrebbe aprire uno spiraglio, ma è un discorso proprio di quelli da castello in aria, o cambiando nome, offrendo una nuova terminologia, dando il contentino alla fascia d'età o chi di chi persone che non li ritengono degli sport, e dire va bene, non sono sport, ma sono delle competizioni, cioè c'è il lato competitivo dietro, c'è il lato di gara, c'è il lato anche di studio, proprio come negli scacchi. Di regole, di fair play, eccetera, eccetera. Fair play, esatto. Regole non scritte anche, perché ci sono tante regole non scritte di buona condotta, per così dire, anche... faccio proprio l'esempio banale, il teabag. Una volta sì, due volte inizia già a essere un po' stucchevole in bocca, lascia, a meno che proprio non si sa che quei sì, due giocatori siano... Cosa lascia in bocca il teabag? Io me ne vado. Te lo fai da solo. Scusa, te la sei fatta da solo. Sì, bocca vabbè, lascia vabbè, un po' di... È vero. No, no, hai ragione. Amaro. Mi sono accorto proprio dopo. Come dire... stanca, ecco, lasciamola così. A meno che proprio non sia di pubblico dominio che due giocatori siano fratelli o comunque amicissimi di vecchissima data. Quindi ci sono anche delle regole, sì, che possono essere indicate di fair play, però alla fine è anche un po' buon senso. Credo che, come in tante altre cose, il buon senso detti molto i ritmi di una partita, in questo caso, qualsiasi cosa. Quindi tu ne fai, diciamo, una questione anche etimologica, io probabilmente ne faccio una questione un po' più biologica forse, quindi siamo un paese piuttosto anziano mediamente, demograficamente, sì, anche quindi proprio anche biologico, sì. Nel senso che magari dovremo attendere un cambio di generazione proprio anche all'interno delle istituzioni sportive, mi riferisco in particolare al CONI, in cui effettivamente vediamo l'esempio di Katia Serra, ad esempio, si sta muovendo in una certa riforma generazionale. E è anche vero che se non si racconta mai effettivamente che cos'è, cosa si fa, cosa c'è dietro, no? Come dicevi anche tu, Jack, non il pubblico, il grande pubblico poi non sarà mai in grado, non avrà mai gli strumenti adatti per capire anche il contesto, perché è un contesto complesso comunque. Forse anche questo è l'ostacolo, no? All'entrata, perché si parla di videogiochi, quindi forse nel sentore comune si parla di qualcosa di semplice, no? O meglio che appartiene a un'area della vita che dovrebbe essere semplice. Eppure invece è pieno di queste complessità che ne fanno poi effettivamente un contesto reale, professionistico, competitivo, eccetera, eccetera. Quindi secondo te c'è un modo semplice, facile per raccontare l'eSport
visto anche il tuo che è il tuo ruolo, insomma, è principale, proprio quello di raccontarlo. È una grande domanda, perché effettivamente penso che il sogno, l'ambizione di ogni commentatore è quella di rendere il match divertente, quindi intrattenere, ma renderlo comprensibile, accattivante sia dal neofita sia dal campione, che è difficilissimo, perché le tempistiche all'interno di un gioco non sono mai così larghe che ti permettono spiegazioni dettagliate ma non banali. E fondamentalmente penso che un commentatore, un caster, possa relativamente facilitare il gioco, ma ci sono delle meccaniche secondo me intrinseche che non possono essere spiegate banalmente. Anche su League of Legends io cosa ne so che devo distruggere il Nexus avversario, o ancora una critica costruttiva che mi avevano fatto era su Valorant: non so cosa voglia dire plantare la spike, e io ero lì con la bocca aperta a dire: è l'obiettivo del gioco. L'obiettivo del gioco, cioè non so come spiegartelo. Sono 5 personaggi che devono portare questo esplosivo sul sito, e quindi iniziano questa bomba che non si chiama bomba, però di fatto è così. E mi ha fatto riflettere molto, perché vuol dire che comunque, come c'è stato questo caso singolo, possono essercene molti di più che effettivamente vorrebbero imparare ma non sanno dove. Quindi forse si ricollega al discorso iniziale, con delle figure, con qualcuno che possa divulgare anche il gioco, perché purtroppo molte volte l'eSport racconta storie a degli spettatori, aspettandosi quasi che conoscano le regole del gioco. Io ad esempio mi aspettavo che banalmente, come su League of Legends, potessi vagamente capire che c'è una base avversaria che devo eliminare, su Valorant ci sono 5 nemici che devo contrastare, devo fare in modo che non arrivino ai miei obiettivi e quant'altro. Però non è sempre detto, e francamente ci sto pensando proprio in sti giorni: com'è che faccio a rendere avvincente a chi mi sta seguendo senza avere quasi la minima idea del gioco? È una bella domanda, e francamente non saprei come risponderti in maniera corretta. Mi hai colto. No, perché probabilmente era una domanda trabocchetto, ovviamente, perché non credo che ci possa essere una risposta semplice. Ad esempio, mi ricordo uno dei primi anni dell'Italia nel Sei Nazioni di rugby, che veniva quindi trasmesso in televisione, e effettivamente era un momento storico in cui il rugby non era molto conosciuto al grande pubblico italiano, e i commentatori stessi sfruttavano proprio i tempi morti del gioco, delle partite, per spiegare, per raccontare cosa fosse una touche, cosa fosse una meta, perché un giocatore faceva una certa azione, prendeva delle certe, o l'arbitro prendeva determinate decisioni, e questo indubbiamente ha avvicinato molto pubblico a uno sport sicuramente complesso, che ha delle regole complesse, che magari a primo acchito è difficile da seguire, però lì c'era la possibilità di spiegarsi, insomma. Nei videogiochi, banalmente, come può essere l'esempio di Valorant o di LoL, ma anche di tanti altri, tutto questo spazio non c'è. E quindi io spesso mi sono immaginato, che ne so, all'inizio delle partite, però anche in una LAN, per esempio, soprattutto in una LAN, un riassunto, un glossario delle regole del gioco, per attirare, no, il pubblico, farlo sentire accolto, perché altrimenti c'è il rischio esattamente opposto, cioè quello di ghettizzarsi tra un ristretto gruppo di sapienti, di conoscitori, che sono in grado di quindi usufruire del mezzo di intrattenimento, lasciando però fuori tutti gli altri. La,
la palla è ovale, devi schiacciarla dall'altra parte. Occhio, se la passi avanti ti tagliano le mani. Come spiega il rugby in poche semplici parole. Esatto, Diego, però sempre. Esatto. Ma non è banale. No, non è banale, ma ti faccio questo rapido accorgimento che stavo riferendo anche a JJack proprio a Napoli. Sono una delle persone che si è interessata a Valorant anche grazie a questo splendido ragazzo con gli occhi azzurri, ma sono anche una persona che ha assistito a persone che si sono interessate a Valorant anche grazie a quello che lui stava facendo in quel momento. Tu pensi magari di non avere la risposta perfetta a questa domanda, ma sicuramente un modo che hai o uno dei modi che utilizzi anche involontariamente di raccontare ciò che ami o ciò che ti piace, senza andare troppo sullo specifico, troppo sul sentimentale, funziona, perché io ho avuto davanti tre persone proprio lì in fiera che si sono avvicinate e mi hanno chiesto: ma che gioco è? Guarda, è Valorant, spara tutto Riot Games, fammi vedere un po'. Si sono seduti, sono rimasti a guardarsi la partita fino alla fine e se la sono goduta, magari capendo poco, magari non capendo tutto, magari non capendo tutte le sfaccettature, tutte le cose tecniche, però comunque quella è una questione di tempo, piano piano. Ma come io non conoscerò mai tutti quanti sono campioni di LOL, quello che fanno esattamente, le spelle che hanno, ma sono in grado di seguire una partita, anche di appassionarmici, no? Mm-hmm. E non bisogna entrare, non c'è necessità di entrare così nello specifico. Un tifoso di calcio che va allo stadio tutte le domeniche non è tenuto a conoscere tutti i 22 i giocatori di una, della rosa di tutte le squadre del campionato di Serie A. Conosce... È l'ambiente. È l'ambiente, però. Proprio in realtà, facendo l'esempio del rugby, è proprio l'ambiente un metodo per avvicinarsi. Il rugby ha portato allo stadio olimpico, io sono pronto a scommettere che la metà delle persone che è entrata a vedersi il Sei Nazioni, l'Italia del rugby, non sapesse le regole del rugby. Ma no. E va lì perché? Perché c'è una bella atmosfera, è una bella manifestazione a cui assistere. È vero, sì. Aiuta. È uno delle modi. Io stesso ho visto una partita delle Sei Nazioni sapendo zero di rugby, però... Ti sei divertito? No. Moltissimo, moltissimo. E quindi scopo raggiunto, insomma, no, non è che dovevi purtroppo iniziare... Purtroppo sto guardando contro la... contro la Francia, che... Vabbè, ma tanto quello è contro chiunque, sa che... era ancora... ricordo ancora perché mi è rimasto... Io purtroppo sono un po' una persona così che si fissa sulle banalità, proprio sulle amenità del caso. Un giocatore che ho amato alla follia, non conoscendolo minimamente, ma vedendo proprio come si poneva, anche guardandolo la televisione contro la HK degli All Blacks, era Martin Castrogiovanni. Un uomo, una garanzia. Non sapevo il ruolo, non sapevo chi fosse. Vedevo solo sto omone grande e grosso con gli occhi permanentemente arrabbiati e vogliosi di strappare la faccia all'avversario. E dicevo: io è un mio idolo, io voglio essere esattamente come lui. Appassionato al rugby, e quindi lo guardo. Ci ho capito un po' di più nel corso degli anni, poco ma un po' di più sì. Però sì, mi ha appassionato molto l'atmosfera, il fatto anche forse un tifo più pulito rispetto al calcio, non voglio entrare in paragoni, però l'atmosfera che si respirava era bella, era non una manifestazione, come dire, con gli spettatori... gli uni contro gli altri. Esatto, non uno contro gli altri. Non era il gioco a incattivire gli spettatori, ma era tutto nel campo, ecco, tutto ciò che rimaneva dentro il campo era dentro il campo, poi fuori era appunto una festa, era un gioco. Vedi, ci aiuta Diego dicendoti che Castrogiovanni era il miglior pilone destro d'Italia, quindi ruolo pilone destro, così adesso lo... sì, probabilmente. Grazie, lo è tuttora, nonostante sia ritirato ormai da... non mi ricordo quanto, ma penso parecchi. Sì, io credo di averlo scoperto tipo pochi anni fa, e infatti ci sono rimasto tanto tanto male. Sì, ecco, però allora forse questa potrebbe essere l'ultima domanda, poi decidi tu se vuoi rimanere con noi, sei il benvenuto. E abbiamo parlato del ruolo del caster come narratore.
del gioco, delle partite, della competizione, quindi forse della figura che per prima ha l'approccio al pubblico, no? È quello che ci mette la faccia sostanzialmente, sì. per dirla tutta. Anzi, il più delle volte è l'unico che ci mette la faccia, perché se non si gioca in LAN difficilmente siamo in grado di vedere la faccia dei giocatori. Di sicuro vediamo la faccia del caster, ecco. E quindi indubbiamente il suo ruolo è fondamentale. Però proprio perché fai l'esempio del rugby, è anche vero che quel avvicinamento allo stadio, no, di tante persone che non erano appassionati di rugby è dovuto forse più alla federazione in quel caso, o comunque al movimento rugbistico italiano. E quindi tu in quanto vedi il ruolo degli organizzatori poi dei tornei, che sono ad oggi l'unico equivalente di una federazione, passatemi questo equivalente molto con le pinze, però chi sostanzialmente gestisce i tornei dovrebbe promuovere lo sport, l'e-sport. Come giudichi il loro ruolo in tutto questo? Credo che al momento, come hai detto tu, siano gli unici interlocutori anche a livello forse sovra, come dire, proprio organizzativo, insomma, ecco, non avrei altri termini da dire. Sono le organizzazioni, sono coloro che portano gli eventi in Italia, proprio per essere brutali con il riassunto. E il loro ruolo credo sia il ruolo fondamentale, il ruolo cardine, perché senza di loro non ci sono competizioni, senza le competizioni non ci sono giocatori, senza giocatori non ci sono partite, caster, niente, spettatori, ovviamente, del nulla, non possono esistere. E purtroppo forse in Italia ci si aspetta sempre che gli organizzatori abbiano la bacchetta magica, fondi illimitati e possano permettersi di spendere, espandere a livello di tornei, iniziative e quant'altro, quando anche loro forse hanno le mani legate proprio da una struttura, come ho già accennato prima, normativamente vecchia o non adatta, e quindi hanno anche più gatte da pelare a livello burocratico. Sicuramente, forse, sebbene in Italia non abbiamo questa grande struttura a livello generale di player, di personale che possa rivaleggiare una nazione, per dire gli Stati Uniti d'America, che sono uno dei settori leader dell'e-sport, c'è anche da capire che, come hai detto tu anche, a livello biologico siamo indietro, perché non forniamo neanche i mezzi per crescere. Cioè, molte volte si parla di anno zero dell'e-sport. Anche la nostra ministra Dadone per le politiche giovanili ha affermato che questo sarà l'ennesimo anno zero degli e-sport. Io fateci fa un anno, almeno fateci fa il io primo sono... compleanno e poi è vero, io sono anche disposto a credere a questa favola, perché effettivamente non abbiamo mai avuto un inizio. Gli e-sport in Italia, secondo me, sono cresciuti in maniera artificiale grazie all'arrivo intenso di sponsor, di interessati e tutto, che, per carità, devono assolutamente entrare anche loro per rendere una scena competitiva sana, un ecosistema competitivo sano. Ma quando guardo nel dettaglio l'attenzione della normativa, che non prevede tutela ai giocatori a livello di un contratto, per così dire, nazionale, comunque che tipizzi la figura del giocatore, che tipizzi la figura di un gestore, manager e quant'altro, e mi accorgo allora che effettivamente la nostra scena su che base si può, cioè su cosa stiamo costruendo la nostra scena. Perché alla fine, bene o male, anche una ESD, un'associazione sportiva dilettantistica, ha il suo regolamento, ha il suo statuto, ha i suoi soci, e ci sono delle figure ben chiare, delineate. In una organizzazione e-sport, se io prendo ad esempio appunto e-sport atleta, prendo i Machko, prendo, non saprei, i Makers, se andiamo dietro la loro organizzazione,
come sono legalmente inquadrate le figure? Ho preso queste tre organizzazioni perché comunque nel bene o nel male stanno facendo grandi risultati in Italia e non. Ma andiamo a vedere un po' nel dettaglio. Un giocatore come viene inquadrato a, voglio dire, regime fiscale, voglio dire regime legale, un team manager, un non saprei, un coach, tutte queste figure dietro, un admin, anche un mental coach. Ci sono un sacco di figure esistenti all'interno dell'esport, lavori assolutamente nobili e necessari, che magari possono anche portare una soddisfazione economica non di poco conto, che permetta dunque di sostenere una normale vita in Italia, ma se andiamo a vedere nel dettaglio quasi non esistono per il nostro stato, per la nostra federazione, perché è tutto molto fumoso. L'esport è un calderone in cui butti tutto, butti dentro giocatori, butti dentro commentatori, giornalisti, si è solo esperti, come si è esperti dell'internet. Un paio di anni fa si era questi guru dell'internet, guru dei social media manager, e io credo che siamo ancora in questa fase sugli esport in cui ci si affida a delle persone che in teoria ne sanno senza dargli quella giusta dignità. Gli si guarda un po', non voglio dire una parola brutta, però la dico lo stesso perché secondo me è quello impatto che deve far capire. Secondo me, purtroppo, siamo ancora un po' visti come dei fenomeni da baraccone che dicono, ah, i videogiochi, sì, bella favoletta, poi quando crescerai e capirai il vero mondo del lavoro ti lascerai indietro un po'. Un po' tutte queste cazzate, lo voglio dire. Un po' tutte queste cazzate. Perché purtroppo è così, non avendo alcune regole, non avendo una regola, alla fine viviamo in un mondo di eccezioni. Infatti è quello. Non essendoci una normativa, da una parte si cerca di far quadrare conti e opportunità. Quindi, come dicevi tu, insomma, anche a livello contrattualistico. Poi siamo in Italia, insomma, no? Quindi il vuoto normativo c'è sempre, si trova sempre, il modo di colmarlo si trova, e quindi si tira avanti, nel senso si tira avanti in un ambiente che ti obbliga, insomma, ti porta a doverti adattare. Non avendo delle norme ben stabilite. E sul discorso dei fenomeni da baraccone sono in parte d'accordo con te. Dall'altra parte invece, questa era un'altra questione che volevo porti. Dall'altra parte, pensi che effettivamente ci sia un livello professionale medio, ovviamente, non al di là delle eccezioni, tale da giustificare che si muovano, insomma, delle istituzioni per andare a toccare una normativa? Mi spiego. Sempre facendone un discorso, ma meramente anagrafico in questo caso, ci sono tante persone, tanti professionisti all'interno dell'ambiente e-sport che sono veramente giovani, veramente giovani anagraficamente, che però hanno effettivamente un bagaglio di conoscenze e di esperienze nel loro ambito, nell'ambito sportivo, tali da affidargli di conseguenza delle responsabilità. E d'altro canto, però, questa passatemi il termine, insomma, giovane età, questa giovinezza, non gli ha concesso, non gli ha dato modo di confrontarsi effettivamente quello che dicevi tu, cioè il vero mondo del lavoro. Non che il loro mondo del lavoro, il mondo lavorativo e sportivo non sia vero, ma è vero anche che è molto 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 giovane. Quanto fa l'esperienza in un contesto lavorativo
perché l'eSport sia percepito come un qualcosa di serio. Tanta differenza. Io non sono sicuramente la persona di quando avevo 18 anni, anche a livello professionale. Spero e penso di essere maturato molto, così come tanti giocatori a 16 anni non sono maturi per questioni proprio anagrafiche. Ma ancora una volta rispondo inizialmente alla tua domanda affermando che il livello medio in Italia è cresciuto a un livello buono, considerando il fatto che non abbiamo alcuna regola, non esiste un disciplina che permetta la creazione di un torneo, proprio voglio usare il termine massimo, un torneo e-sport su qualsiasi categoria. Andremo ad adottare la normativa vigente per i concorsi a premi, mm-hmm. per i concorsi ad abilità. E se in Italia siamo arrivati a un livello del genere, quando ufficialmente non c'è niente di dedicato, cioè non c'è nulla che non sia adattato da altre discipline, da, ad esempio lotterie delle Pro Loco, francamente non capisco perché non si possa adottare una normativa anche semplice per carità, perché non richiedo una disciplina dettagliata dalla legge nazionale, basterebbe anche proprio una disposizione semplice che possa separare l'eSport dal resto. E per quanto riguarda la maturità di certi player, anche qui faccio un'obiezione, perché alle volte si ritiene un giocatore giovane a livello sportivo un fenomeno, qualcuno da esaltare, da portare su un piedistallo, e poca roba se non è maturo, se dimostra di essere un campione in quello che fa, alla fine gli verrà sempre perdonato tutto, anche la forse poca professionalità dovuta all'età. Tanti giocatori, tra l'altro anche forse più vecchi, hanno avuto anche nei loro 30-40 anni un po' delle fiammate, ecco, per così dire, a livello professionale, che non hanno aiutato. Eppure non si è mai guardato con quell'aria altezzosa di dire non hai lavorato, anzi sei stato una testa calda ma eri un fenomeno. Quindi fondamentalmente secondo me il discorso è semplice: una volta che viene regolamentato tutto, che si riconoscono delle professioni, anche se a livello economico non andremo a muovere i miliardi come ad esempio li muove il calcio, per fare un esempio molto quotidiano, credo che possa agevolare la comprensione anche verso chi di questo non ne sa nulla. Dopotutto lentamente siamo riusciti ad accettare a livello chi più chi meno, chi più rumorosamente, chi meno rumorosamente, il lavoro anche su una piattaforma come l'internet, quando penso solamente 10, facciamo un po' i generosi, 15 anni fa era guardato come qualcosa di impossibile. Adesso credo che moltissimi anche nuovi milionari, nuovi miliardari siano nati grazie a questa piattaforma. Sì, sì, ma la gente non si rende conto che se dovesse andare via internet per un giorno, l'Italia solamente perderebbe, non lo so, il 3% di PIL probabilmente. Apro solo la porta al gatto e arrivo, scusate, ma le priorità sono importanti. Sì. È sorda e cieca e ha 20 anni, poverina. Porra Stella, no, aprigli la porta prima che la prenda a capo. Stavo leggendo Diego al volo che diceva: da fuori sembra una cosa, lavorandoci dentro capisci tante cose a livello di tournament organizer. Immagino sia un discorso ben più ampio, ma sono convinto che sia così più o meno per tutto. Cioè da fuori vai a giudicare come dovrebbe comportarsi, quando ci sei dentro dici aspetta, forse non è così fattibile. Comunque. No, sì, certo, poi c'è la teoria e c'è la realtà, però è quello che diceva proprio Jack, è anche vero che la realtà si è costruita intorno a il nulla, il vuoto normativo, e che quindi questa realtà sia cresciuta un po' in autogestione, che può voler, da un lato può voler dire un bene, quindi che c'è la volontà sicuramente di farla crescere, dall'altra parte vuol dire che ognuno fa un po' quello che sa. Può e che sa. E che sa, che riesce e fa un po' i propri interessi, insomma, mancando delle tutele meramente, ognuno
tenderà a fare i propri interessi di parte, che siano gli interessi di un player, gli interessi di una org o gli interessi di un'organizzatore di tornei. Quindi purtroppo è un discorso molto terra terra, ma molto reale, molto attinente alla realtà, secondo me. E parlando di questo argomento, così poi andiamo verso la chiusura, vogliamo parlare di questa cosa? Di questo... quale cosa? No, immagino che sia quella che stai indicando. La mia cosa, no, esatto, no, ok. No. La mia cosa, mi riferisco a Jizuke, ci sono state settimane, giorni febbrili da che aveva annunciato un ritorno in Europa, che ha annunciato il team con cui giocherà. C'è stato in realtà anche un comunicato stampa da parte dei Giants, un pochino in anticipo quel comunicato stampa da parte dei Giants, dell'altro ieri, se non erro, che annunciava il ritorno, perché alla fine si tratta di un ritorno. Jizuke è nato lì, è nato e cresciuto lì, se non si considerano i Forge in Italia. Comunque ha avuto il suo affaccio al mondo professionistico proprio nella squadra dei Giants. Era uscito questo comunicato stampa che annunciava il suo arrivo, benvenuto, 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 comunicato stampa che è sparito e si è volatilizzato subito perché comunque era troppo presto, cioè la cosa non era ancora fatta e finita. Adesso è fatta e finita, lo annuncia Jizuke, non sarà in LEC, non sarà in LCS, torna in una RL. Abbiamo visto che comunque è una cosa che molti giocatori dell'LEC stanno facendo, perché non si tratta più di questo downgrade così scandaloso, in un certo senso. Abbiamo visto Reckless, vedremo probabilmente anche White Knight degli Astralis finire in RL. Ci saranno lo stesso Advien che giocava negli Excel. Tra l'altro Jizuke che non è l'unico ritorno, anche Amazing tornerà a giocare in RL, tornerà a giocare anche lui a livello professionistico. Jizuke era stato fermo metà anno, viene dall'esperienza di Evil Geniuses, ha anche twittato la cosa del ero io il problema, perché gli Evil Geniuses hanno vinto il campionato LCS senza di lui, ahimè. Ma siamo contenti tutti quanti di vederlo finalmente in campo di nuovo, per poter probabilmente potremmo anche affrontarlo, chi lo sa. I Giants tra l'altro stanno costruendo anche un bel team Però ecco, volevo sottolineare questa cosa e sentire la vostra al riguardo, perché appunto c'è questa tendenza di alcuni player, poi tra quelli più importanti, insomma tra i nomi più blasonati, a tornare a giocare in una lega nazionale anziché in contesti più continentali, insomma, che sicuramente hanno maggior visibilità, eccetera eccetera. E non so Jizuke quanti anni abbia, ma credo che sia... Ma non si tratta di anni in realtà in questo caso, gran parte casi è sicuramente un downgrade, perché è per forza un downgrade, passi dalle leghe maggiori a leghe che non vengono considerate maggiori. Però potrebbe essere anche considerato un rimettersi in gioco. A 26 anni, Jizuke, già compiuti. Un rimettersi in gioco oppure un... finire la carriera? Avvicinarsi al pubblico. Perché mi dà l'idea di essere un'operazione che in qualche modo voglia accorciare queste distanze, in cui comunque si accorciano queste distanze tra il pro player e il proprio pubblico. È un po' il discorso che facevamo insieme a Jack prima, riferendoci ai Vitality, no? Il team francese, cioè sì. Legare l'identità del team a quella del territorio. Non è che alcuni player non voglio dire abbiano capito, perché sembrerebbe l'unica verità, ma pensino che questo giovi alla propria immagine piuttosto che giocare in LEC o in LCS. Chiedo, è una domanda che porgo a voi due, e mi interessa la vostra opinione a riguardo.
vado prima io, così Vischio tu figurerai proprio dal bacio. Io sono un grande ignorante di League of Legends, metto proprio le mani avanti, però parlando anche con tante bella gente della scena mi hanno anche detto che queste leghe minori, queste leghe regionali, ovviamente in alcuni casi alle volte possono anche eguagliare, se non superare, l'interesse mediatico di determinate partite nelle cosiddette leghe maggiori. Mi ha fatto, se non sbaglio, De Ugemo l'esempio della Lega Spagnola, che in alcuni match addirittura aveva un numero di spettatori superiori ad altri match delle LEC. Poi che generalmente sia un downgrade, perché stai, penso, parlando di una Lega maggiore, di un Major, a una Lega regionale, credo sia sotto gli occhi di tutti. Il problema, anzi il problema, la questione secondo me si basa molto su ciò che vuoi fare della tua carriera. Vuoi guadagnare un bel po'? O vuoi giocartela perché credo, non lo so, ovviamente faccio speculazioni proprio da bar, che un player di livello possa anche ottenere delle offerte magari inferiori rispetto a quello che pensa sia il suo valore per giocare in una lega maggiore, e delle offerte di stipendio di tutto rispetto che soddisfano dunque il fabbisogno economico in leghe minori. Si era parlato, se non vado errato, anche con Faker, quel che mi aveva subito catturato l'interesse, dello stipendio faraonico per giocare in Cina, che non è una lega minore, eh? No, no, per carità, lungimirante dalle definire Faker, però volevo appunto fare il paragone, perché Faker è un po' la bandiera dei T1. Sì. È rimasto 10 anni, credo, voglio dire bestialità. 10, no, ma almeno 7, se non sbaglio, vado a controllare subito. O facciamo, se vogliamo approssimare, quasi 10, ecco, se vogliamo dire qua. Verso 10, 8-9 anni, diciamo. 8-9 ecco. Anni, ok, 8-9 anni, per non fare disinformazione. Quindi se un giocatore, grazie, questo Diego, penso valga per tutti, ha come obiettivo quello magari economico, non lo vedo tanto un downgrade perché ha fatto le sue scelte. Certo, un player giovane secondo me dovrebbe sempre aspirare a giocarsela nel massimo palcoscenico e mai guardare il portafoglio, perché rischi un po' di perderti. Un player affermato deve un po' valutare lui stesso cosa è meglio per lui, francamente. Anche qui credo che non ci sia una risposta definitiva, perché certo ci piacerebbe tutti giocare o far giocare i nostri beniamini nelle leghe più alte, blasonate, ma c'è un discorso anche di bandiera, di brand, perché proprio per fare sempre un paragone, anche non in, ovviamente come hai ricordato, non in una lega minore, ma lo stipendio che davano a Faker era qualcosa di fuori testa, spettacolare. No, non credo che nei T1 prenda uno stipendio del genere, non lo so, correggimi in caso. No, non li prende, questo è poco ma sicuro. Ok, però forse no. Il danno d'immagine, di brand, il danno proprio alla figura di Faker nei T1 sarebbe stato maggiore anche a livello emotivo rispetto ai guadagni economici. Secondo me entrano poi tanti fattori a riguardo, leghe tra virgolette minori IRL, che sempre se i miei informatori di fiducia, ossia il buon Deugemo, non mi inganna, leghe come la Francia, leghe come la Spagna comunque stanno andando abbastanza forte negli ultimi anni. Allora, in realtà per quanto riguarda il lato Faker, probabilmente da parte sua, adesso io non voglio entrare nelle teste dei singoli giocatori, anche perché penso che sia impossibile, però facendo riferimento a Faker, la Cina non ha mai dimostrato un attaccamento alle bandiere, non c'è mai stato un affezionarsi a un determinato giocatore che rimaneva tanto tempo all'interno di una squadra, a differenza di quello che è successo in Corea con Faker. Poi, per quanto riguarda Jizuki, faccio il paragone con Reckless. Probabilmente la differenza sta proprio in questo. Jizuki è passato da LEC mondiali a LCS, dove non ha fatto molto bene, a mezzo split di pausa. Reckless ha fatto LEC e poi sì, è andato in RL. Il fatto è che però è andato in un RL
ai Karmin Corp, che sono una squadra che comunque resta in orbita LEC perché si vocifera che potrebbe essere riammessa all'interno del franchising, essere ammessa all'interno del franchising LEC quando ci sarà un allargamento delle squadre. Comunque tutto voci. Però i Karmin Corp hanno un bacino d'utenza che è gigantesco, gigantesco. Hanno la Francia e la Spagna, sì, ma Karmin Corp e Koi, l'abbiamo visto quando c'è stato lo showmatch, hanno fatto dei numeri impressionanti per quello che riguarda l'ambito RL. Quindi non credo che Jizuke sia mai stato quel tipo di giocatore che va a pensare a immagine o altro. Credo che sia il tipo di giocatore che vuole competere, vuole vincere e vuole fare una bella carriera, a differenza di Reckless, che magari ha pensato di essere verso la fine della carriera e vuole stabilire e mantenere viva e intatta la sua immagine. Quindi giusto per fare questo tipo, questo piccolo di paragone. Buonasera Vairak, Vairakuno, benvenuto. Benvenuto, buonasera, mi dispiace che come al solito c'è sempre qualcuno che arriva too late, mm-hmm. Perché siamo anche ben oltre il nostro orario, adesso yeah. ci cacciano col fumo peggio delle vespe in sala. E quindi io ringrazio sentitamente, calorosamente J-Jack per essere stato con noi, per aver partecipato a questa chiacchierata, averci aiutato anche a comprendere tante cose con la colla, neanche con il fumo ci stanno cacciando. E, grazie di essere venuto qua. Faccio questa piccola parentesi da una persona che sicuramente di Corea e Cina ne sa ben più di me, Diego specifica, Figer è tanto richiesto in Cina perché è anche l'ambasciatore eSports sempre in Cina. Quindi a livello pubblicitario è molto potente, però siccome quest'anno si gioca l'annullamento della leva militare, ha rifiutato qualsiasi cosa e si sta concentrando sulle sue abilità. Perché quest'anno lui per meriti sportivi potrebbe non fare la leva militare e quindi vuole raggiungere i meriti sportivi. Hai ragione. Sarebbe da fare proprio un discorso a riguardo, perché già tanti giocatori coreani, penso anche su LoL, su Overwatch era veramente quasi una sentenza. Sì, sì, è una sentenza. Andavano a perdere appunto per il servizio militare. È una sentenza. Ti faccio l'esempio di Khan, che ha fatto l'ultimo mondiale con i Damwon Gaming e si è ritirato perché doveva fare la leva militare. Grazie, grazie comunque per l'approfondimento. Grazie mille, Diego. E grazie Michele e Mattia dalla regia che ci hanno aiutato e risolto i piccoli problemi all'inizio. E grazie ai ragazzi che ci hanno seguito in chat e hanno partecipato con noi a questa discussione. Jack, ovviamente, torna quando vuoi, sei stra benvenuto su Atleta TV. L'appuntamento è domani, ovviamente, sì, ragazzi, ore 15, perché immancabilmente il buon Vischio, Deugemo e Revil saranno qui con Studio League per approfondire anche queste notizie del competitivo di League of Legends. Poi sempre domani ore 18 Foot Arena per parlare invece un po' di calcio, quindi proprio quel gioco che invece è stra riconosciuto come sport e professionistico, e ce ne sarà anche lì tanto, tanto da parlare, tanto da raccontare, soprattutto di fake news, visto soprattutto di Manchester City Real Madrid, perché ci sarà un Marco Di Cola Real Madrid, ci sarà un Marco Di Cola inferocito. E, ragazzi, è quindi tutto, l'appuntamento domani ore 15 qui a Atleta TV. Grazie Andrea, grazie. E grazie di nuovo Jack. Ciao a tutti ragazzi, grazie a voi.